Noi siamo molto romantici. Per esempio, vuoi una prova? Ti faccio sentire la mia canzone. Perdono. La chiave della signora Caselli, che poi è nel cuore del pubblico, no? Delle amiche e degli amici che ci seguono, di tutti noi, è un po' la modernità, da sempre, anche quando ha cominciato, e oggi più che mai. Dico una cosa giusta o una cosa sbagliata? Che ne pensa lei? No, devo dire che io sono una persona curiosa e come tale sono sempre, cioè mi piace sapere quello che non so e sono curiosa anche delle persone, di conoscere le persone, non mi spaventa il nuovo per niente, anzi spesso lo cavalco, mi piace. Mi pettino moderno con i capelli corti. C'erano moltissime ragazze che si tagliavano i capelli come me. Io non so perché, a un certo punto c'era il ritmo che, ma è cominciato a fare questo movimento che poi è diventato un momento distintivo. Renato, tu invece che cosa sei d'accordo su questa cosa, su questa cifra della modernità? No. E poi nel cucire questo, che poi è un racconto anche d'Italia, no? Di tutti noi. Esatto, cioè l'occasione di questo film unica è di raccontare un bellissimo personaggio, lo dico dal punto di vista narrativo, drammaturgico, certo, da regista, un personaggio molto bello perché ha una variazione narrativa continua, non è mai stato sempre solo una cosa sola, ma era sempre è stato il percorso di Caterina, un percorso di trasformazione. Allora mettere accanto a questo percorso di trasformazione la trasformazione anche sociale e culturale della nostra nazione, quindi è un po' guardare la sua storia, un po' guardare la storia di tutti noi. Allora, signori giurati, votiamo per Caterina Caselli. Anche i campioni della canzonetta hanno deciso di affrontare un massacrante tour de force. Le tappe del giro sono lunghissime. Di giorno si viaggia, di sera si canta. A Torino, a Viterbo, a Formia, a Napoli. Subiscono volentieri queste vigorose manifestazioni di simpatia dalle quali dipenderà la loro quotazione nella borsa valori della canzone. Senta, di che cosa è più orgogliosa? Di brani che restano, anche delle sue scoperte? Perché lei poi ha fatto, e ce le racconta il docufilm, ma le conoscevamo in parte delle scoperte musicali. Sono molto orgogliosa dei ragazzi sui quali ho creduto, ragazzi, uomini e ragazze, e che hanno avuto il loro successo, le loro affermazioni. Questo mi fa molto molto piacere. Non potevo più cantare, dovevo trovare una mia strada. Non è stato facile, però mi piacciono le sfide. Un abbraccio. Ebbi qualche idea anche buona, diciamo. Ho sempre avuto questa attenzione verso i ragazzi che volessero intraprendere questa attività. La musica italiana non deve essere solo italiana, deve essere una musica internazionale. Se dovessimo scegliere, lo chiedo a tutti e due, tra nessuno mi può giudicare, perdono, io non sono bravo a cantare, secondo me lei canta ancora benissimo, ma non so se oso chiederglielo. E insieme a te non ci sto più, io scelgo l'ultima per me, però non so. Ma quasi tutti, non so, veramente tutti, insieme a te non ci sto più. E io sono affezionata con la canzone, però devo dire la verità, nessuno mi può giudicare, ovviamente non posso disdirmi, nel senso che, perché mi ha cambiato la vita, nessuno mi può giudicare, cioè veramente, però anche perdono alla sua nobiltà, secondo me. Mi avevi abbandonata ed io mi sono trovata a un tratto già abbracciata. Io ne esco con una battuta di Paolo Conte che fa nel film, che è quello che definisce una grande cantante il repertorio e la scelta dei pezzi. Io penso che Caterina abbia un repertorio strepitoso, veramente strepitoso, quindi io scelgo il repertorio. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. Che
È molto difficile all'inizio sapere chi sei. Non serve avere una grande voce, serve unicità. Per 100 giorni.